Romix 2015, giovedì primo giorno di pioggia, siamo con Oglarix. Oh, che in interpreta? Interpreto un angelo piangente di Dottor Who. Quindi la goccia d'acqua, insomma. Sì, ci fa piangere, anche perché ci scioglie il colore. E mi racconta poi questo personaggio. Questo personaggio è praticamente un alieno, ispirato naturalmente alle statue degli angeli, e praticamente se tu lo guardi è una statua, ma dal momento che non lo guardi lui ti si avvicina, ti tocca e ti manda indietro nel tempo. Tu vai in un'altra epoca e lui si nutre dell'energia vitale che avresti sprecato in quest'epoca qui. È interessante questa. Tu mi dicevi fai parte di un'associazione di cosplay. Sì, io facevo parte di Civita Cosplay, che era l'associazione di cosplayer della mia città, che poi si è unita ai migliori cosplay d'Italia e stiamo andando avanti e vediamo come va. Quest'anno ho vinto un premio, verrò premiata a Lucca Comics come la regina di cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie e speriamo bene. E mi dicevi del trucco che hai utilizzato, che... È l'Aquacolor, e è un bel trucco, sono quelli che usano a Cinecittà, e praticamente riesci a, cioè non macchia, una volta messo lo fai asciugare e non se ne va, se non con l'acqua purtroppo, e oggi piove. Mentre per i capelli, che sono durissimi. I capelli è sempre una bomboletta di Studio 13 e praticamente servono proprio a dare questo effetto statua. Benissimo, allora un saluto da Romix, tu ti vieni anche, fai solo questo cosplay? No, faccio anche un personaggio di LOL sabato e domenica, domani invece sono sempre così. Benissimo, e il cosplay quindi si chiude domenica con la premiazione anche, no? Sì, con la premiazione, anche se io ho deciso di non partecipare alla gara quest'anno. Benissimo, allora da Romix giovedì 2015 un saluto da Oglarix, ciao! Grazie, arrivederci.